Quel che più rileva di questa indagine, a parte la disarticolazione della rete di protezione del latitante Pesce Marcello, è un organismo criminale imprenditoriale che lo stesso era riuscito a creare appunto dalla sua latitanza per il tramite anche del figlio Rocco, con il quale riusciva a gestire il comparto del trasporto degli agrumi di Rosarno su gomma in tutto il territorio nazionale. L'Ndrangheta opera osservando un principio in maniera molto rigida, che è quello del controllo del territorio. Anche nell'ambito della stessa cosca abbiamo rilevato delle frizioni, dei disaccordi che sono insorti nel caso di un trasporto di alcuni prodotti agrumicoli di un produttore che, la cui sede insisteva nell'area controllata da un'altra frange della cosca Pesce, cioè quella facente capo a Vincenzo Pesce Upaccio. E i figli, quindi, uno dei quali è stato fermato questa notte, pretendevano che quel trasporto fosse eseguito, effettuato dai loro mezzi e non dai mezzi di altri soggetti, sia pure appartenenti alla cosca. Quindi rigida spartizione del territorio, rigidissimo controllo del territorio. Consolato Minniti per la CNews 24.